Le notizie di oggi. La musica di sempre. GRP. Giornale Radio Piemonte. Il mister dei mister, abbiamo con noi Francesco Ciccio Graziani. Pronto? Ciao, buongiorno ragazzi, eccomi. Buongiorno a te. Grazie mille per averci dato udienza, anche perché allora ieri c'è stato questo bellissimo articolo di un tuo amico di Pulici che diceva: non ci sono più le bandiere, Belotti fa male ad andarsene dal Toro secondo lui. Tu come la pensi? Ma io l'unica cosa che mi dispiace è che il Toro per lui non diventi un ripiego, nel senso che non trova altre opportunità sia di squadra, di competitività o di guadagni, e magari deve rimanere al Toro perché non c'è rimasto niente in giro. L'unica cosa che mi dispiacerebbe è che il Toro fosse un ripiego. Ma se lo merita il Toro. Secondo me no, dai, non credo che sia un ripiego. L'unica cosa che mi ha fatto un po' specie della dichiarazione di Pulici, che dice non ci sono più le bandiere. Sì, lui è stato una bandiera del Toro, ma era un Toro super vincente. Adesso Belotti è la bandiera di un Toro che non vince. Allora, mio fratello Paolo ha detto una cosa ovvia, una cosa scontata. Ma se ti giri intorno, ti guardi intorno, vedi che le bandiere non ci sono più. Esatto. Perché il calcio è cambiato, il mondo è cambiato. E quindi non so se è giusto o sbagliato, ma ognuno. Oggi il calciatore non è un calciatore, è l'industria. Dal più piccolo al più grande. E quindi le gestioni della propria immagine, dei propri pensieri sono cambiati proprio radicalmente. E se Belotti dice io vado via dal Toro a scadenza perché ho l'opportunità di andare a giocare in un club o in più club dove mi assicurano competitività, Champions League, Europa League e quant'altro, a tutte le ragioni di questo mondo per pensarla così, e magari penso che sia anche logico. Se lui dopo tanti anni vuole cambiare perché vuole andare in una squadra più competitiva, una squadra più forte, una squadra con ambizioni maggiori, ma chi gli dice di no? È normale. Anzi, io gli direi vai pure. Insomma, io gliela avrei detto quando allora l'avevano valutato 100 milioni, però mi sarei rifatto la squadra con 100 milioni un po' di tempo fa. Aspetta, io do una valutazione di 100 milioni a Belotti, ma chi te li dà 100 milioni? Esatto. No, certo, è una volta forse. Cioè, 100 milioni era uno specchietto per le allodole, e uno dice: ma se qualcuno veramente a bocca è fatta, ma se tu metti 100 milioni solo per l'estero, poi per l'Italia. L'Italia non aveva quella clausola lui. Ah no, se certo. Per l'estero metti 100 milioni e viene il Tottenham a prenderlo, ma ben venga. Anzi, te lo porto. Lo impacchettiamo. Il problema è che non è mai venuto nessuno. Poi adesso gli ultimi due anni non sono stati anni importanti, positivi per lui, anche personalmente. Oggi io credo che a parametro zero sia appetibile, ma mi preoccupa già il fatto che ad oggi un parametro zero come Belotti non abbia ancora trovato squadra. Sì, non ci sia un'offerta tangibile di cui si sta parlando. Senti, però si parla di Monza. È possibile che il Monza possa essere competitivo? Tu che conosci il mondo del calcio, conoscerai allora, sicuramente anche Berlusconi. Ma secondo te Silvio veramente ha intenzione di fare la Champions? Ragazzi, se ci vogliamo raccontare le barzellette, cominciamo. Ecco. Sono più contenti alla radio. A Monza di che, dai. Dai, no. Posso capirlo. Però c'è Berlusconi dietro, Ma Berlusconi gli vogliamo bene, ci mancherebbe altro. Lui ha idee lungimiranti. Per questo sarebbe da clonare quell'uomo, perché ha 82-83 anni, ancora pensa di fare mille cose, e questo è bello, però lui lo sa che la carta d'identità è molto sbiadita, quindi tu puoi fare tutto quello che vuoi, ma devi fare i conti con la realtà di una vita. Allora in questo momento Berlusconi secondo me andrebbe frenato, andrebbe grammato, perché se fosse per lui farebbe un Monza straordinario, cioè li cambia tutti, perché per fare un Monza competitivo, non dico per salvarsi, ma per eventualmente tentare di puntare, che te posso dire, una Coppa Europea, che possa essere la Conference o l'Europa League. Deve cambiarne 11. Ma no, 25, 30. 25, 30, anche il massaggiatore. ma con quelli che ha dove vai? Dove vai con quelli che hai? Vabbè. Già per fare la Serie A devi cambiare 7-8 elementi. Minimo, e poi dopo per salvarti, perché se giochi per altri obiettivi devi fare delle spese che io credo che non c'è la logica per poterlo fare, perché il Monza il primo anno deve arrivare in Serie A, cambiare e magari puntare il primo anno alla salvezza, dopo piano piano
potrebbe anche crescere, ma sai, io credo che in questo momento Berlusconi si renda conto che è arrivata in Serie A con il Monza, non con una squadra, una società. Con tutto rispetto, l'unico realista in Italia è Ciccio Graziani, ragazzi. Allora, io potessi dargli un consiglio a Berlusconi, gli direi: senti presidente, fa una cosa, ecco, per quest'anno devi triplicare l'impegno economico che c'avevi l'anno scorso, e lo fai, ma ti mantieni un po', e quest'anno parti con una salvezza tranquilla, e poi da lì in poi puoi mettere le basi eventualmente, perché che ne so, magari il Monza potrebbe diventare l'Atalanta del futuro, chi lo sa, che ti posso dire. Però ci vogliono anni, ci vuole tempo, bisogna coltivare anche, certo, i giovani, il vivaio, certo, l'ambiente. Ma ci vogliono i progetti, i programmi, certo. Bisogna andare per gradi. Da domani in poi, ora sembra che sia ancora stroppa, ma stroppa c'ha i minuti contati lì, Sarà felice, io ci vedo bene Ciccio Graziani col Monza, eccolo lì. Ma stroppa lo sa, a meno che non ti fanno una squadra seria, vera. Cioè, ma devi cambiare. Ciccio, andresti al Monza? A fare cosa? Il centravanti? No, il mister. Una volta potevi fare anche la punta, adesso guarda, il mister. Guarda, sotto l'aspetto professionale lavorativo, io andrei a fare anche il magazziniere al Toro, se me lo chiedono, per dire. O alla Fiorentina o alla Roma, talmente gli voglio bene. Ma oramai ho un'età che non è più pensabile che possa mettermi in gioco per tante cose, quindi col pensiero sì, ma fisicamente dispensi consigli e questo ci piace. Io ringrazio sempre il presidente Berlusconi, perché in questi ultimi 20 anni con Mediaset mi hanno regalato dei momenti meravigliosi, mi hanno sempre trattato bene, mi stimano da morire. Continuo a fare televisione con loro, quindi va bene così. Va benissimo, perché una volta proprio Berlusconi mi disse: caro Ciccio, quando voglio sapere qualcosa di calcio e ci sei tu in televisione, ti ascolto sempre volentieri, perché tu sei uno bravo. Ma ecco, che meraviglia, bello, dai, un bel complimento. È una soddisfazione enorme per me, capisci? Ringraziamo il nostro centravanti Ciccio Graziani, grazie mister, ciao, è stato ragazzi, bellissimo averla. E forza d'oro sempre, ciao. Grazie, ciao. Ma che bello! Ma che bello, hai visto che è realista, però, e anche su Belotti, in effetti, magari merita anche di fare una nuova esperienza. GRP.